Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al pesto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, basilico, pinoli, olio, scalogno, riso carnaroli, vino bianco, sale e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e i pinoli e li facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le foglie di basilico. Il sale e l'olio. Ed acceniamo il bimby per 30 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola ed azioniamo nuovamente il bimby per 20 secondi a velocità 6. Il pesto è pronto, trasferiamo in una ciotola e mettiamolo da parte coprendolo con un filo d'olio. Senza lavare il boccale, mettiamo lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il vino e azioniamo il bimby per 3 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua e il sale. Mescoliamo bene a fondo per smuovere i chicchi. E facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il pesto messo da parte e facciamo amalgamare per 2 minuti, velocità soft, antiorario.
Il riso è pronto, andiamo a impiattare. Risotto al pesto. Grazie e alla prossima ricetta!